bentornato nel mio canale. Qual è il tuo segno oggi? Guardiamo il video per scoprirlo. Oggi è giovedì 9 settembre 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Leone. Segno fortunato. Esuberanti e compagnoni, grazie alla luna in sestile. Esuberanti e compagnoni, lo siete già per carattere, ma con la luna in sestile a Venere e Mercurio, comunicativi quanto voi e con Giove esagerato all'opposizione, diventate addirittura spumeggianti, tanto da indurre il partner a esibirvi come un trofeo. Serata culturale interessante, o allegra e intrigante con un paio di amici. Il bello è che il divertimento non toglie nulla al lavoro, creativi e progettuali in viaggio, zelanti e direttivi in azienda. Autostima in crescita esponenziale. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Cercate strade nuove oggi che ne avrete la possibilità, non rimandate a domani quello che potrete fare oggi. Decidetevi per individuare e percorrere strade diverse da quelle fin qui percorse. Non poche novità ci potrebbero essere oggi a causa di un buon aspetto di Giove e soprattutto di Mercurio. Approfittate di ogni situazione favorevole per sistemare alcune cose che aspettano di essere sistemate da tempo. La vostra vita a volte è come una soap opera, con colpi di scena e alti e bassi. Oggi avrete modo di mettere a punto un progetto che vi sta a cuore, regalatevi momenti di gloria e uscite dalla soap opera. Contatti con persone lunatiche. Preoccupazioni a causa di una donna giovane. Sii più flessibile. Non impuntarti su questioni poco importanti. Potrà verificarsi qualcosa di insolito. Non essere pessimista. Non è da te. Giorno discretamente positivo con buone possibilità di realizzare i tuoi desideri, buone opportunità per organizzare un weekend, anche se dovrete fare i conti con le risorse limitate. Mettete mano a un progetto che avevate in mente e studiate come portarlo a termine limando sulle risorse e sulle spese. Un conto è far valere le vostre ragioni, un altro è pretendere che il partner sia sempre accondiscendente. Cercate di mediare. Riuscirai a esprimere esattamente ciò che pensi. Se lavori in casa sarai facilitato. Chiarisci i malintesi in famiglia. Giornata propizia e piacevole. Colpi di fortuna. Gioca e divertiti ma con moderazione. Sogni ad occhi aperti. Promesse d'amore che non manterrai o che avrai difficoltà a mantenere. Non cercate di fare tutto da soli, rischiate di pregiudicare la qualità del vostro lavoro. Le opportunità amorose non giungono sempre da posti eccitanti. Per oggi cercate di evitare di spendere perché anche un centesimo in più potrebbe essere troppo. Nella giornata di oggi non aspettatevi molto dal partner o dalle vostre relazioni, perché tutte le persone che amate saranno impegnate in altro e non avranno molto tempo da dedicarvi, o almeno, non tutto il tempo che vorreste. Qualche momento di tensione in amore. Fase mediamente buona, con diversi pianeti che vi guardano benevoli. La palma d'oro va ai vostri rapporti amichevoli, quelli più autentici, gratificati da brillanti novità e successi personali di fascino e capacità di intrattenimento. Il Sole, il vostro governatore celeste, moderatamente positivo dalla vicina Vergine, vi fa essere suadenti e persuasivi. Talento fondamentale per ogni vostro piano e in qualsiasi campo, specie se appartenete alla seconda decade. Mercurio, invece, sempre nel segno della bilancia, aggiunge per voi i suoi favori, rendendovi saggi e arguti. Fate attenzione a restare vigili e attenti, a fidarvi sempre del vostro intuito e del senso di adattabilità a ogni situazione. In amore le stelle sono avverse, per cui dovete cercare di mantenere la calma. Capitolo lavoro. Non pensate al passato ma progettate al meglio il futuro, concentrandovi su ciò che c'è da fare nel presente. Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell'attenzione. Sacrificarvi per gli altri non è una vostra prerogativa al momento. Non siete cattivi o egoisti,
solo che avete altri pensieri e non siete sereni, quindi sarà giusto declinare certe proposte. Al tempo stesso, è normale che dall'altra parte vi possa essere un po' di delusione e rammarico, specie se non si era pronti ad ascoltare un rifiuto o una giustificazione. Entrambi dovrete mandare giù il boccone amaro. Luna amica, a braccetto con Mercurio, quanto mai simpatico e comunicativo, al centro della scena in società ci siete voi, o meglio ci sareste, perché con Saturno all'opposizione, taciturno e selettivo nei confronti delle frequentazioni, il condizionale è d'obbligo. Malumori con il partner e i soci, in linea generale gli altri oggi non vi acclamano e non vi apprezzano come sempre. Amore ed Eros, partner perfetto, a volte fin troppo, ma poiché anche voi tendete in questa direzione, vi sentite la coppia del secolo. Gettonatissimi sui social, se c'è una videochiamata di gruppo con amici lontani, a tenere banco sarete sempre voi con le vostre esilaranti storielle. Il consiglio dei pianeti per la giornata di oggi, sappiate migliorare il vostro modo di porvi nei confronti della dolce metà, che attende solo un cenno per saltarvi al collo, e sarete ricompensati nel migliore dei modi. Il vostro calore umano è valorizzato da Venere e Luna ospitate entrambe nel segno amico della Bilancia. Il fortunato team celeste vi renderà capaci di esternare questo calore umano senza difficoltà, con estrema naturalezza e vigore. E per questo motivo la vostra dolce metà non può che apprezzarvi e amarvi ancora di più, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 22 agosto. Se siete single Mercurio vi rende attraenti come calamite, specie se appartenete alla seconda decade. Lavoro e denaro, due settori in cui siete vincenti, anche se oggi non vi sentite particolarmente in giornata. Per fortuna è solo giovedì, perciò al colloquio già fissato in precedenza per la settimana entrante avete tempo di prepararvi con calma. Anche chi è ancora in vacanza, determinato a godersi l'ultimo spicchio d'estate, rientrerà secondo i propri ritmi, senza pressioni esterne. Può affascinarvi l'idea di un corso di aggiornamento per colmare piccole mancanze che vi servirebbero per fare passi avanti nel lavoro. Siete pronti ad assimilare nuove conoscenze, è l'occasione da cogliere. Prudenza nelle spese ve la suggerisce Mercurio oggi che continua a sostenervi felicemente, frenando impulsi spendaccioni o eccessivamente prodigali in famiglia. Benessere, meglio di così non potreste stare, anche i test clinici ve lo ribadiscono, se in passato un malanno c'è stato, ora risulta fuori gioco, lo stesso vale per quelli cronici, praticamente si sono addormentati. Il vero medico è la positività con cui affrontate tutti i problemi. L'energia di oggi ti dà un aiuto in termini comunicativi, tuttavia, rimani particolarmente sintonizzato sull'origine delle tue emozioni. Puoi confondersi emotivamente e trasferire le frustrazioni di una relazione a un'altra. Per lei, telefonata a fiume con l'amica del cuore, magnificate le qualità del vostro partner e lei del proprio, con scambio di dritte magliarde sulla vostra intimità. Per lui, ottimismo e fiducia nel futuro i vostri assi nella manica, ecco perché in azienda vi apprezzano i ruoli direttivi, sapete infondere positività a tutto lo staff. Colore delle emozioni, giallo sole. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.